Da quando hanno annunciato il prezzo di PlayStation VR 2, che ricordo verrà lanciato in Europa il 22 febbraio 2023 al prezzo di 649€ in bundle con Horizon Call of the Mountain, è scoppiato un po' un putiferio tra content creator, pubblico generico, giornalisti e gente che urlavano al prezzo troppo alto per PlayStation VR 2, siete pazzi, ma che prezzo è, nessuno lo comprerà, eccetera, eccetera. E invece io oggi, come sempre, sono qui per dirvi che no, PlayStation VR 2 non costa troppo e anzi, vi dirò di più, costa troppo poco rispetto all'hardware che ha al suo interno. Ma andiamo con ordine. PlayStation VR 2 vede la luce dopo quasi 7 anni dal primo PlayStation VR, andando a rivoluzionare non solo gli elementi che avevano reso celebre il suo predecessore, ma andando ad aggiungere feature che nemmeno gli altri visori PC di fascia alta attualmente hanno. Abbiamo quindi sì l'integrazione del sistema di movimento Inside Out e il Room Scale come i competitor che hanno superato il primo PlayStation VR negli ultimi anni, ma abbiamo anche eye tracking, grilletti adattivi e un pannello 4K HDR. Prendiamo ad esempio Valve Index, il visore prettamente PC VR più usato su Steam. Costa più di 1000€, non ha un sistema di tracciamento Inside Out, non ha l'eye tracking, non ha i grilletti adattivi e non ha neanche un pannello 4K HDR. Per il prezzo di Index però mi sembra che nessuno abbia fatto grossi casini, anzi continua a essere il visore PC, ricordo prettamente PC, più venduto in testa alle classifiche VR di Steam. E allora perché ci si lamenta per un visore migliore venduto alla metà del prezzo di un altro visore top di gamma? Per due principali motivi. Il primo è che è indicato al pubblico console, che, ahimè, è abituato a prezzi ben diversi. Il problema è che già il primo PlayStation VR ha provato ad andare incontro al suo pubblico riciclando periferiche come i Move dalle precedenti generazioni, ma fallendo infine nel proporre un oggetto all'avanguardia, soprattutto in termini di tracciamento. La pensata quindi è giusta, proporre un visore premium venduto al prezzo a cui deve essere venduto, che tenderà a non invecchiare nel tempo nonostante il prezzo possa spaventare qualcuno dei più sprovveduti. La strategia è quindi quella di vendere nel tempo conquistando le persone, i videogiocatori, con un hardware sbalorditivo e non di vendere subito tantissime copie per poi far scemare tantissimo, come dire, l'interesse nel tempo, come è un pochino successo con PlayStation VR. E questa credo che sia la strategia giusta. Il secondo motivo che ha fatto scalpore appunto per il prezzo di PlayStation VR 2 è che, secondo alcuni, non ci sono giochi, e questa è una cagata, raga, gigantesca, veramente senza senso, e adesso vi spiego perché. Attualmente sono stati confermati una novantina di titoli per PlayStation VR 2 al lancio, tra cui grandi classici già apparsi su altre piattaforme come Demeo, Moss, Tales from the Galaxy Edge e After the Fall, ma soprattutto delle esclusive clamorose che valgono già da sole il prezzo del biglietto. Resident Evil Village VR è un sogno che si avvera e non vedo l'ora di visitare ancora la magione Dimitrescu con un senso di presenza mai visto prima. Gran Turismo 7 VR è un altro must che non ho volontariamente finito in flat perché volevo dedicarmici con anima e corpo nella sua versione PlayStation VR 2. Fantavision 202X, che forse è 2000 e qualcosa, è il seguito di uno dei giochi di lancio più pazzi di PlayStation 2 e sono curiosissimo di vedere cosa sarà. Horizon Call of the Mountain punta a essere invece il nuovo Half-Life Alyx in quanto ha cura per il dettaglio e potenza visiva. Poi ci sono Hello Neighbor 2, No Man's Sky, The Light Brigade e non dimentichiamoci Switchback, il seguito dell'amatissimo Rush of Blood che ci farà morire di paura con in testa il nostro caschetto. E poi anche Crossfire Sierra Squad, che potrebbe essere un FPS super divertente tratto da uno dei franchise sparatutto più famosi al mondo. Poi ci sono i rumori insistenti su Killzone VR, Resistance e tutte quelle IP che non si vedono da un po' e che potrebbero tornare in pompa magna su PlayStation VR 2. Insomma, di roba da giocare su PlayStation VR 2 già al lancio ce n'è molta di più di quella che c'è in esclusiva adesso su PlayStation 5, quindi mi sembra veramente molto 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 ingiusto dire che PlayStation VR 2 non ha giochi. C'è solo un problema per quanto riguarda PlayStation 2 ed è prevalentemente sentito da chi si è abituato a Quest 2 e alla sua libertà, ovvero la presenza del cavo. Ma è davvero un problema? Per chi parla è giusto che esistano esperienze room scale per Quest 2 con una grafica più contenuta ma che permettono molta più libertà d'azione e poi i grandi blockbuster visivamente impressionanti da giocare serenamente da seduti o senza muovere poi così tanto il nostro corpo. Di conseguenza PlayStation VR 2 e Quest 2 possono serenamente coesistere con metodi di utilizzo differenti ma con la stessa identica forza. E non venitemi a dire che potevano fare PlayStation VR 2 senza cavo, soprattutto se siete tra quelli che si lamentano tutt'oggi del prezzo appunto di PlayStation VR 2. Cosa che tra l'altro a un certo punto arriverà.
cioè non il prezzo, arriverà secondo me una versione di PlayStation VR 2 senza cavo, ma non oggi. Anche perché non siamo arrivati a un metodo di compressione tale per cui, come dire, la fruizione via cavo è paragonabile per pulizia e qualità alla fruizione wireless. Pensate solo alla differenza qualitativa tra la fruizione PC VR via Quest 2 in wireless o anche col cavo, dato che comprime attraverso l'USB-C, e quella attraverso un visore PC VR che entra direttamente nella scheda video. Ci si abitua, ma la differenza è importante, e su PlayStation VR 2 voglio il meglio di quello che si può provare oggi attraverso un caschetto. Voglio il meglio e sarà il meglio anche grazie all'eye tracking, che non era mai stato fino ad ora implementato così bene in un caschetto di realtà virtuale. Se non sapete cosa sia, vi metto un po' di hype. Fondamentalmente, attraverso una telecamera dentro al visore, l'headset riconosce esattamente la direzione verso cui la vostra pupilla sta guardando e renderizza al 100% soltanto il punto esatto in cui guardate. Di conseguenza la PlayStation 5 concentra la sua potenza soltanto verso una porzione molto più piccola dello schermo, permettendo all'hardware di raggiungere risultati visivi anche più importanti rispetto alla controparte a schermo. Questa è una cosa che succede per la prima volta nel mercato VR, se non contiamo chiaramente il Quest Pro, che però non è un visore indicato al gaming e che risulta, anche solo a parlarne, avveniristica e stupefacente. Siamo di fronte al visore VR veramente definitivo che potrà aprire un pubblico molto più ampio questa roba meravigliosa che la realtà virtuale da una parte e dall'altro accontentare noi stoici paladini della realtà virtuale che chiediamo da sempre un visore che abbia tutte queste feature qua. Quindi io assolutamente, raga, non vedo l'ora. Il 22 febbraio, raga, è molto vicino, aspettatevi chiaramente molta copertura da parte nostra, perché quello facciamo e chiaramente ci concentreremo molto 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 su PlayStation VR. Io ripeto ancora una volta che non vedo l'ora, e diffidate, qua mando una piccola frecciatina, diffidate da chi vi ha detto in questo periodo che PlayStation VR 2 costa troppo, perché chiaramente non sa di cosa sta parlando.